Quali sono le tue prime impressioni? Sì, diciamo che Brescia mi aveva già cercato un po' di tempo fa, ma avevo preso tempo perché volevo pensarci bene prima di trasferirmi. Prime impressioni sono buonissime, il gruppo è un gruppo di bravissimi ragazzi, siamo tutti giovani, quindi è stata una decisione abbastanza semplice da prendere. Ci è voluto pensare bene perché effettivamente lasciare la Serie A e mettersi gioco in una categoria inferiore è una scelta che va ponderata. Sì, anche perché comunque Sassuolo è una realtà molto consolidata, mister molto bravo, però sapevo che qui il mister è molto bravo a lavorare con i giovani, quindi penso di aver fatto bene. Reparto molto giovane, quello in cui andrai, tu hai quello di reparto, sono anche tutti giocatori importanti, tutti nella nazionale, o under 21, addirittura come Bobnić nella nazionale croata. Sì, certo, io conoscevo già qualcuno, avendo giocato, fatto qualche partita in nazionale under 21 come Sommo Calabresi, e quindi sapevo già che eravamo tutti quanti giovani, tutti dei ragazzi molto, molto bravi, molto talentuosi, quindi sono soltanto felice che ci sia competitività. E ce n'è comunque parecchia, siete in otto, tu però puoi ricoprire un duplice ruolo, quello di difensore centrale e anche di terzino. Sì, esatto, io nasco difensore centrale e poi sono stato spostato a destra dal mister Di Francesco, quindi all'occorrenza posso fare sia il terzino sia il centrale. Come te l'aspetti la Serie B? Ma io ho già vissuto l'anno scorso 6 mesi di Serie B a Cesena, quindi diciamo che un po' lo conosco già come campionato, è un campionato molto, molto competitivo dove il livello fra le squadre è molto, c'è una linea molto sottile tra tutte le squadre ed ogni partita è veramente una lotta. Sei già pronto eventualmente per scendere in campo sabato? C'è un'emergenza al centro, ma anche a Calabresi, quindi il mister potrebbe anche già chiederti di giocare insomma dal primo minuto. Sì, certo, io sono a completa disposizione del mister. Ho avuto un po' di problemi a causa della pubalgia, però ho già ripreso da un po', quindi sono a totale disposizione. Senti, sul tempo passato si sono dette parole anche molto forti, qualcuno ha parlato di te come del nuovo Nesta, sono paragoni che insomma ti hanno un po' anche appesantito, oppure ti rilasci così scivolare via? No, sono paragoni sicuramente che fanno piacere, però sono molto pesanti. Io sono molto giovane, ho ancora molto da imparare, quindi credo che certi paragoni vadano fatti con molta calma. E l'Under 21 resta anche un tuo obiettivo, l'Under 21 in pianta stabile? Sì, certo, ovviamente andare in nazionale è il sogno di ogni ragazzo della mia età, quindi ci spero. Grazie. Non so come ti ho chiamato, ma...